Bene a tutti ragazzi, qui è Giulio Dragnesante, ben ritrovati nel mio canale. Oggi siamo qui con l'episodio numero 16 con la carriera con Donnarumma su FIFA 17. Come anticipato anche nell'ultimo episodio, vi lascio qui sotto in descrizione il sondaggio per votare il proseguimento di questa carriera oppure la sua interruzione. La prima opzione sarà infatti quella di cambiare squadra e quindi proseguire questa carriera con Donnarumma. La seconda sarà quella di interromperla. In questo episodio ovviamente andremo a giocare le ultime due partite, quella contro il Bologna e quella contro il Cagliari. Abbiamo bisogno di un miracolo per cercare di arrivare in Europa, perché l'Udinese si trova a meno 4 da noi e recuperare 4 punti in due partite è veramente difficile. Noi ci proveremo, perché ovviamente non possiamo fare altro, quindi ci proviamo. Siamo in casa per giocare la prima partita contro il Bologna, maglietta gialla appunto per il Bologna. Noi ci vediamo in campo, mi raccomando signori, 2000 mi piace per questo che potrebbe essere anche l'ultimo episodio di questa carriera. Noi ci vediamo in campo, buona visione, bella. Ci siamo ragazzi, siamo a San Siro, le squadre stanno per entrare in campo, inizia adesso Milan-Bologna. Attenzione qua Masina, stiamo attenti sulla fascia, palla dentro e da solo, e c'è la parata. Subito impegnati dopo neanche 10 minuti di gioco e si soffre anche contro il Bologna. Bene, Stanku, occhio qui, Stanku, siete in due, adesso solo uno, appoggia per Masine, da solo, e ancora la parata poi sulla respinta, non potevo farci l'uscita. È uscita, mamma mia, l'avevo vista dentro, ve lo giuro. Stavo già dicendo non avrei potuto farci nulla sulla respinta. E invece la palla va fuori. Bene, però già due interventi miracolosi nel giro di 10 minuti. Pierluigi Pardo ha appena detto che il Milan è retrocesso. Bene, la telecronaca migliora anno dopo anno. Occhio qui, Montolivo, buona per Pasalic. Bacca, bacca, è regolare, bacca con il destro. Che parata ha fatto Mirante, mamma mia. Già facciamo fatica a segnare, poi si mettono anche i miracoli dei portieri. Attenta ai cross. Non farti superare tu, non farti superare. Ecco, come non detto, palla dentro e blocchiamo noi a vuoto. Perché è andato a vuoto Donnarumma? Mamma mia, sarà calcio d'angolo. Forse l'ho toccata, però non sono riuscito a buttarla avanti, altrimenti non sarebbe calcio d'angolo. Cresci comunque, palla dentro, allontana via Abate. Finisce qui la partita, non c'è più tempo, non siamo riusciti a fare praticamente niente. Noi concludiamo con 7 di valutazione e 4 tiri respinti. Possiamo andare avanti nel calendario e giocare anche l'ultima partita di questa stagione. Prima però ovviamente facciamo gli allenamenti, che sono molto importanti per Donnarumma, visto che sta crescendo in una maniera incredibile. Di media ogni 2-3 allenamenti sale di 1 di valutazione. È veramente qualcosa di assurdo. Anzi, magari non 2-3, però 4-5 sì. Quindi ogni mese più o meno sale di 1. L'ultima partita comunque sarà contro il Cagliari. Rientra Mati Fernandez. Perfetto, sono contento, mi fa piacere. E questa è la classifica, con l'Udinese a quota 55 punti e noi, attenzione, a quota 52. E se vinciamo andiamo a 55 pari con l'Udinese. E cosa abbiamo fatto noi con l'Udinese? Abbiamo perso all'andata e al ritorno abbiamo pareggiato. Quindi gli scontri diretti sono a favore dell'Udinese. Anche se andiamo 55-55 siamo eliminati. Però se il Chievo fa un punto e va anche lui a 55, si vedono gli scontri diretti di tutte e tre. E forse vedendo anche gli scontri diretti contro il Chievo siamo avanti. Non ne sono sicuro, ma dobbiamo vincere questa partita. Il Chievo deve pareggiare, quindi è un casino. Andiamo assolutamente a giocare questa partita, che è molto difficile per noi. Siamo anche fuori casa. Questa è la formazione, noi ci vediamo in campo. Ci siamo ragazzi, siamo nello stadio del Cagliari, le squadre stanno per entrare in campo. Inizia adesso Cagliari-Milan. Intanto quelle retrocesse sono Palermo, Pescara e Crotone. Mi dispiace ragazzi per il Pescara, ovviamente non ce l'hanno fatta a rimanere in Serie A. Occhio qui, Onda, è buono per Bacca, guarda dentro, l'ho chiamato io il passaggio. Montolivo si gira alla velocità della luce e la palla va fuori. Primo tiro dopo 24 minuti. Sau, occhio qua, palla dentro, mamma mia, bella, bella parata. Siamo riusciti anche a bloccarla, era molto angolata. Grande Donnarumma. Si vedono ragazzi i miglioramenti, però rispetto all'inizio. All'inizio commettevamo tanti errori, adesso qualche errore lo facciamo, però stiamo facendo anche delle belle parate. Murru, palla dentro, deviata. Occhio, di testa colpisce Adrian e palla fuori. 66% di possesso palla del Cagliari. Non la stiamo proprio vedendo nella palla. Occhio qui, Montolivo appoggia dentro per Bacca, che poi la perde, poi la recupera con un rimpallo. Bacca al volo di destro, palla sul palo, non ci credo. Non ci credo ragazzi.
Non ci credo. Il palo di Montolivo prima, nell'altra partita, e il palo questo qui. E saranno questi due pali a buttarci fuori dall'Europa League. È destino, ragazzi, è destino. Bacca, occhio qua, Bacca appoggia per Montolivo. E c'è la parata di Solari. Abbiamo iniziato a giocare troppo tardi, purtroppo. Ciao, occhio qua, stiamo attenti, appoggia per Joao Pedro, troppo spazio. E c'è ancora la parata di Donnarumma. E riusciamo a mantenere la porta inviolata, almeno per adesso. Sarà calcio d'angolo, occhio qui, Isla, palla dentro, allontana via Bertolacci. Bacca, appoggia per Romagnoli, mamma mia. C'è stata una deviazione, quindi sarà calcio d'angolo. Forza Onda, qualcuno che ci arrivi di testa, almeno per una volta, allontana via Storari. Poi De Sceglio, appoggia per Onda, palla dentro, di testa non ci arriva nessuno e blocca Storari. Ma era tutto fermo perché era fuori gioco. Ci siamo ancora noi. Noi però, al 90esimo, 3 minuti di recupero, ultima azione, Buonaventura, passa in mezzo a due, non ce la fa, la palla va a Storari che può battere corto, il Cagliari ovviamente perde tempo, Storari rilancia e ragazzi mi sa proprio che è finita qua. E infatti è così, pareggiamo 0-0, non mi interessa neanche vedere cosa hanno fatto le altre, noi concludiamo con 7 di valutazione, abbiamo fatto una bella partita, noi qualcosa siamo riusciti a parare, quindi almeno a livello personale sono contento. Questa quindi è la classifica finale, con l'Udinese a 55, il Chievo aveva pareggiato ragazzi, il Chievo aveva pareggiato, quindi in caso di vittoria potevamo andare anche noi a 55 e quindi provare a vedere con gli sconti diretti di tutte e tre le squadre se riuscivamo ad arrivare al sesto posto. Comunque inutile pensarci, vi faccio notare che noi siamo la squadra che ha pareggiato di più, ben 23 pareggi, questa è colpa del gioco ovviamente perché la maggior parte dei pareggi sono venuti sullo 0-0 e siamo anche la squadra meno battuta del campionato. Abbiamo perso solo 5 volte, addirittura la Juve ne ha perse 6, che ha vinto lo scudetto, e abbiamo fatto anche 10 vittorie. Il Crotone, che in retrocesso, ha vinto più di noi. Veramente una classifica molto ma molto strana. Detto questo ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, vi lascio qui sotto in descrizione il sondaggio per votare il proseguimento oppure diciamo l'arresto di questa carriera. Noi ci vediamo con un prossimo video. Bella!